Il pubblico impiego della CISL, sciopero in tutta Italia, ieri ha scelto la solidarietà. Anziché organizzare il classico corteo con manifestazioni conclusive in piazza, le categorie della funzione pubblica e della scuola hanno preferito devolvere le risorse che sarebbero corse per pullman, palco e comizio a due strutture di accoglienza, la comunità di Sant'Eligio e la casa di Tonia di Napoli. È stata scelta questa strada, sottolinea il segretario generale della CISL Scuola Rosanna Colonna, perché in un momento di crisi era importante. È un'iniziativa diversa per non, diciamo, fare, abbiamo deciso di devolvere i soldi previsti per eventuali manifestazioni o pullman, questa volta per il sociale, cioè la CISL è ferma sul problema del sociale, quindi un'iniziativa diversa, abbiamo deciso di devolvere, chiaramente rapportando in beni di consumo, alle associazioni del sociale. Al centro della protesta, ricorda il segretario generale della funzione pubblica dell'area metropolitana di Napoli, Salvatore Altieri, il rinnovo del contratto. Noi siamo felici, oggi è una giornata di sciopero, però abbiamo voluto riempirla di un significato particolare. Abbiamo voluto fare in modo che in un momento in cui il pubblico non si occupa di riorganizzare il servizio e di fornire i dovuti servizi ai cittadini, noi abbiamo voluto portare un pezzettino del nostro contributo, della nostra solidarietà a chi ne ha più bisogno. A ogni struttura sono stati consegnati 1200 kg di pasta, 600 bottiglie di olio extravergine, 1200 barattoli di pomodoro, 600 barattoli di legumi e 60 buste di formaggio. Ai bambini della scuola materna della comunità di Sant'Eligio sono stati distribuiti pacchi donatalizie. Dopo le due visite al Carmine e a Piazza Carlo III, il sindacato ha tenuto un sit-in davanti alla prefettura in Piazza Plebiscito.